Ho pensato di partire dal come è mutato il mondo, il titolo è Il mondo che cambia, no? Tutto il ciclo, come è cambiato il mondo del commercio internazionale, degli investimenti internazionali, per poi arrivare a parlare anche di politica industriale, ma senza troppi vincoli. Un unico cenno che mi giustifica il legame con il tema delle migrazioni è una citazione da un volume di Charles Kindleberger, un economista estremamente maturo degli anni 60, che a proposito nel suo capitolo del libro Economia internazionale dedicato alle migrazioni ricorda che tra il 1851 e il 1960 l'Europa ha esportato oltre 60 milioni di persone e oggi, allora, sono 4 milioni di lavoratori europei vivono fuori dal loro paese d'origine. Questo a ricordare quanto i movimenti migratori hanno radici storiche antiche, e devo anche ricordare come molti paesi europei sono passati nel giro di pochi anni dalla guerra al dopoguerra, dall'essere paesi a emigrazione netta, tra cui l'Italia naturalmente, che ancora negli anni 50 esportava la grande popolazione, paesi, lavoratori verso Stati Uniti, in Australia, l'America Latina, un po' meno di allora, e poi sono diventati rapidamente, grosso modo nel giro degli anni 60-70, siamo diventati paesi immigratori, di immigrazione netta. Pagato questo tributo al tema delle migrazioni, lasciatemi ricordare che per parlare di integrazione e movimenti di capitali, l'Europa, quando fece il passaggio dalla semplice unione doganale, quella che si chiamava Comunità Economica Europea, al mercato unico, parliamo degli anni 80, che poi si tradussero nel rapporto del 1992, il mercato unico, la sfida europea, e il tema dei movimenti internazionali di lavoro è diventato connaturale al processo di integrazione. Prima si parlava di integrazione come movimento, libertà di movimento delle merci, dei servizi, in parte anche dei capitali. I capitali sono stati liberalizzati poi col tempo, ma dall'unione doganale all'unione economica, che è stata poi il risultato di questo passaggio, un elemento assolutamente rilevante è stato proprio la libertà di movimento delle persone, libertà di movimento intraeuropeo delle persone. Ed è interessante che oggi, tutti l'abbiamo visto, no? Brexit rompe su questo, un ostacolo di Brexit, delle tendenze che questo infausto referendum inglese, di cui oggi una parte della popolazione sta già pentendosi, si impunta proprio su questo. Accettiamoli, vogliamo libertà delle merci, libertà dei capitali, libertà dei servizi, ma non la libertà dei movimenti delle persone. Questo tocca un punto fondamentale invece della Unione Europea, così come oggi l'abbiamo disegnata. Ci deve essere mobilità delle persone. Allora, vi dicevo, scenari di commercio, quali cambiamenti significativi, se mettiamola così, si possono individuare negli scambi internazionali, nella velocità con cui è cresciuta la globalizzazione, nella tipologia anche di globalizzazione del dopoguerra. Ne accenno solo due o tre. La crescita del commercio internazionale si è verificata in questo secondo dopoguerra eccezionalmente elevata, a ritmi doppi della crescita del prodotto interno lordo, quello che viene chiamato abitualmente il PIL, tanto che il rapporto tra commercio internazionale e PIL è andato crescendo nel tempo, fino agli ultimissimi anni, negli anni più recenti, in cui c'è stato un forte rallentamento della crescita del commercio mondiale, ma mediamente nel dopoguerra, per un punto percentuale di crescita del PIL,
dei paesi, non solo in Europa, parlo del mondo, il commercio internazionale è cresciuto di 2 punti, quindi un'elasticità, come diciamo noi, di 2. Poi è andato un pochino scemando, ma questo è un fatto significativo e rilevante. Ovviamente per ogni punto, tutte le volte che la crescita del commercio sopravanza quella del PIL, il grado di integrazione, il rapporto tra scambi e prodotto interno lordo va aumentando. Questo è il primo fatto. Ci si potrebbe chiedere, ma che cosa ha provocato, quali sono i drivers, i motori dell'integrazione. Qua non voglio infliggervi una parentesi didattica, ma solo per richiamare concetti che credo siano non da detti ai lavori, ma di cultura generale. Uno, la specializzazione, cioè il fatto di specializzarsi anziché di rimanere despecializzati per ogni paese, di produrre un po' di tutto. La specializzazione, dai tempi di Adam Smith in poi, è uno dei motori che spiega l'aumento del commercio mondiale, perché evidentemente si vanno maturando legami tra paesi che passano attraverso l'abilità di coltivare diverse specializzazioni. Due, le economie di scala, come le chiamiamo noi, cioè il fatto di poter, aumentando la base produttiva, ridurre i costi unitari e quindi ridurre i prezzi, e quindi se si riducono i prezzi aumentano, diminuiscono i prezzi, aumentano i consumi e quant'altro. Tre, la diversificazione della domanda. Il commercio mondiale cresce di più anche perché man mano che aumenta il benessere, il reddito pro capite, il potere d'acquisto, diciamo, i consumatori domandano cose sempre più diverse dai beni di consumo, ma pensiamo anche ai beni strumentali, e questa diversificazione della domanda è un altro dei motori dell'integrazione commerciale internazionale. Infine l'abbattimento dei costi di trasporto, naturalmente. Pensate all'impatto che hanno avuto ancora oggi i trasporti per container, ad esempio, nel favorire i commerci internazionali. E da ultimo l'azione delle istituzioni internazionali, cioè la liberalizzazione che c'è stata nel dopoguerra, riducendo man mano i dazi, le barriere non tariffarie, i contingenti, tutto questo ha favorito appunto una esplosione dell'integrazione internazionale. Questo è un primo elemento, primo diciamo, fatto significativo. Secondo, gli investimenti, spesso investimenti diretti, cioè quando un'impresa va a produrre all'estero, non si limita a produrre in casa e vendere all'estero, ma va a produrre all'estero con varie modalità. Questo fenomeno, che si chiama degli investimenti diretti, anche questo non è solo degli ultimi anni, ma acquisito particolarmente dopo la parentesi del periodo tra le due guerre un'importanza assolutamente rilevante, con una partecipazione crescente dei paesi. E tanto per dare un dato, tra il 1990 e il 2011 il PIL è cresciuto un po' meno di una volta, l'export, il commercio è cresciuto di 2 volte, gli investimenti diretti sono cresciuti di 3,5 volte. Questo vi dà un'idea di quanto, quando parliamo di integrazione tra paesi, occorre guardare non soltanto al dato spesso disponibile nelle statistiche, c'è più export, più import, integrazione, specializzazione e quant'altro, perché gli investimenti diretti sono diventati un motore di nuovo assolutamente rilevante. Qui ci sono tanti aspetti che interesserebbe approfondire, perché c'è una certa cultura, diciamo, disinformata sulle multinazionali, no? Tutti quanti avete percepito ogni tanto le polemiche sulle multinazionali che depredano i paesi, sulle multinazionali che spiazzano, uccidono le imprese. Ci sono aspetti di verità quando ogni tanto vengono denunciati questi aspetti, ma si perde di visione, di vista la cosa più importante, cioè che le imprese multinazionali in realtà sono un veicolo di trasferimento di tecnologia, di miglioramento della produttività, dei modi di produrre, anche un innalzamento della capacità di conoscenza e di ricerca, tanto che tutte le, ce ne sono tante ormai di verifiche empiriche
che confrontano ad esempio il gruppo delle imprese a capitale estero con il gruppo delle imprese paragonabili per dimensione del settore con a capitale domestico. E tutte queste indagini empiriche arrivano alla conclusione che le imprese a capitale estero, quindi le imprese multinazionali, sono più produttive, investono di più per addetto, fanno più ricerca per addetto, occupano manodopera più qualificata rispetto alla media, pagano salari più alti, che poi spesso significa hanno un mix di dipendenti più marcato dalle alte qualifiche, alte e medie qualifiche rispetto alle basse qualifiche. Questo non va dimenticato, perché la polemica anti-multinazionali spesso sembra un po' portarci nel tempo. Terzo fatto, chiamiamolo stilizzato, come dire, importante cambiamento nel quadro, dicevo, dell'integrazione internazionale, è la frammentazione. La frammentazione delle filiere, la divisione dei compiti del lavoro, che è diventata divisione non solo tra materie prime e manufatti, questa è antica come la storia, ma nella produzione dello stesso prodotto finale non si produce tutto in casa o tutto all'estero, si produce un po' in casa, un po' all'estero, entrano nella catena cosiddetta globale del valore, global value chains, come sono state battezzate, entrano dei passaggi ripetuti, per cui prodotti intermedi che vanno da un paese all'altro, vanno e poi ritornano per subire altre ulteriori trasformazioni, per poi ritornare nel ciclo produttivo, così che il prodotto finale, l'esempio classico è l'iPad, l'iPhone, cioè i prodotti elettronici in cui c'è un contenuto di elettronica, di materiali, di servizi che provengono dai paesi più disparati, la Cina, la Corea, Israele, gli Stati Uniti, la Germania, la Francia, tutti vanno a finire in un prodotto che alla fine è un telefonino o un pad, che ha dentro valore aggiunto, come diciamo noi, cioè capacità produttiva, non di un paese, del paese che esporta il telefonino, ad esempio l'iPad, ma di una molteplicità di paesi. Questa si chiama frammentazione della catena del valore, che ha un'importanza perché ha costretto e costringe frequentemente a porsi un paese, a porsi il quesito: ma io dove mi voglio inserire nella dinamica di queste catene del valore? Ovviamente anche un paese che produce materie prime fa parte delle catene del valore, però si inserisce in una fase, come dire, povera, esporta la materia prima e poi altri paesi la trasformano, la integrano con manufatti, con servizi e quant'altro. Un paese come l'Italia, che è un paese trasformatore, come si dice, deve porsi il quesito di migliorare la propria capacità di inserirsi in queste catene globali del valore nel modo che valorizzi le risorse umane, le risorse tecnologiche, non le trascuri, non si limiti a svolgere compiti, come dire, di routine, che hanno tra l'altro basso valore aggiunto. Quindi lo scopo è quello di aumentare sempre il valore aggiunto che va in ciò che noi produciamo ed esportiamo. Tra parentesi, il valore delle esportazioni contiene circa un terzo di valore aggiunto che non è del paese che esporta, ma di altri paesi. Su questo abbiamo fatto molti progressi, come nelle statistiche, con le tavole cosiddette di input-output, che ci consentono di misurare questi fenomeni. E da ultimo direi, l'ho già citato, no? È questo il valore aggiunto domestico che entra nelle esportazioni altrui. Non so, per fare un esempio, se i freni Brembo che vengono esportati dovunque, alla Mercedes, alla Volkswagen, sono valore aggiunto italiano che poi va nelle Mercedes che la Germania esporta, anche in Italia, ma altrove nel mondo. Esempi come questi ce ne potrebbero essere infiniti. Il valvolame del Bresciano che va nella meccanica tedesca, ad esempio, è tutto un valore aggiunto italiano che va nel mondo non attraverso un'esportazione diretta dell'Italia, ma attraverso i commerci
e quindi la specializzazione, per cui un paese grande come la Germania esporta il valore aggiunto italiano incorporato nelle proprie merci. Questo è non è un fatto banale, diciamo, ritengo che sia interessante sottolinearlo, vale naturalmente reciproco, quante nostre esportazioni contengono valore aggiunto che non è nostro. Un esempio fra i tanti, noi esportiamo le piastrelle di Sassuolo, ad esempio, tutti le conosciamo, un fattore, un caso di successo. Beh, i coloranti che sono fondamentali nel processo produttivo delle piastrelle sono di provenienza dalla Germania, dal Regno Unito, dalla Francia, quant'altro. O i controlli numerici delle nostre macchine utensili, noi siamo un forte paese che costruisce ed esporta macchine utensili, le cosiddette macchine utensili a controllo numerico, cioè la parte elettronica che guida il processo produttivo della fresatrice, lesatrice e quant'altro, non viene da noi, viene importata, incorporata. Ok, questo credo che sia sufficiente a dare una risposta, spero, soddisfacente al primo tema, prima di passare alla politica industriale. Dopo un tempo. Volevo chiudere, ho citato prima il fenomeno degli investimenti diretti, non ho citato direttamente l'outsourcing, l'offshoring, anche questi fanno parte, sono fenomeni relativamente recenti del dopoguerra, fanno parte di questi fatti salienti. L'offshoring significa che, come dicevo prima, si va a produrre all'estero per utilizzare questi prodotti intermedi, reimportarli e inserirli nella catena finale, nel prodotto finale. L'offshoring fu oggetto di grande attenzione e sollevò molti dubbi sui benefici e su come poteva, come poteva alterare i destini della manodopera più o meno qualificata dei nostri paesi. L'offshoring tradizionale è quello che vede colpite le fasi, la manodopera di più bassa qualifica, perché si va a produrre in Cina o in Vietnam o in Indonesia, appunto per risparmiare sui costi del lavoro nelle fasi basse del ciclo, e questo spiazza naturalmente la manodopera meno qualificata nel paese che fa outsourcing offshore. Però, come ci ricordava Alan Blinder in un articolino del 2006 pubblicato su Foreign Affairs, non è detto che siano esportabili soltanto le mansioni, diciamo, più semplici. Siamo di fronte a un fenomeno per il quale paradossalmente alcune mansioni più nobili, a più alto valore aggiunto, sono più decentrabili di altre a minore valore aggiunto. Vi cito perché questo articolino secondo me era fatto molto bene. Lo cito letteralmente, noi non dobbiamo vedere questa onda di offshore come una specie di catastrofe incombente. In futuro, e ma già oggi, la distinzione chiave non sarà più tra le cose che possono essere messe in un box, in una scatola, in un container, e quelle che possono essere invece, che non possono esserlo. Piuttosto la distinzione sarà tra i servizi che possono essere erogati elettronicamente e quelli che non possono essere erogati in questo modo, perché il contatto face to face, il faccia a faccia, per certi servizi è assolutamente insuperabile. Molti servizi, basta pensare ai taxisti o ai barbieri per non citare altri mestieri, sono evidentemente servizi che non sono offshore, sono destinati a rimanere legati al territorio in cui il consumatore ne beneficia, ne usufruisce, e contemporaneamente un altro di taxi drivers, e cita invece altri casi in cui professioni nobili sono invece già oggi decentrabili, e cita i piloti di aerolinea, per esempio.
cita gli analisti della sicurezza, che sono tutti lavori high skill, cita i programmatori di computer, gli stessi accountants, contabili. Quindi cioè, per contro sono più soggetti alla minaccia, diciamo, dell'outsourcing, a volte in professioni ad alto valore aggiunto, diventano tutte, e di quanto non lo siano invece mestieri di più basso livello, come appunto i taxisti o i dattilografi, lui cita i genitors, i custodi, insomma, adesso che possono fare di questi esempi. Bene, allora mi sposto, provo a spostarmi audacemente da questo quadro in cui spero di avervi ricordato non certo tutto ciò che è cambiato nel secondo dopoguerra in termini di dinamica e composizione degli scambi mondiali, però insomma, alcuni fatti salienti che forse non sono del tutto scontati nella letteratura e nella conoscenza giornalistica. E vengo al quesito di fondo che richiamava anche Laura. Luisa, il nipote sa che ho questo problema, che quando sono partito a chiamare Federica, poi sono passato a Laura, questa era incorporare nella mia mente Luisa Wilde. Allora, la politica industriale. Quali politiche industriali? Se ne parla in diverso modo, in Italia in modo ancora, credo, abbastanza incolto, anche se è frequente sui giornali. In questo mondo che cambia, sostanzialmente il requisito, in questo mondo che cambia, che senso ha parlare di politica industriale? Che senso ha perché l'Italia, ovviamente tramite la politica industriale, possa migliorare la sua collocazione, la sua competitività, il suo livello di produttività, che come noto, senza citarvi dati, vede l'Italia un po' un fanalino di coda negli ultimi vent'anni, non negli ultimissimi anni, negli ultimi vent'anni, la cosiddetta produttività totale dei fattori, che misura il rapporto tra prodotto e input di lavoro e di capitale. Ecco, l'Italia è in ritardo. Serve la politica industriale per recuperare questi ritardi? Vabbè, innanzitutto ricordo che di politica industriale in Europa si è parlato, in Europa e in Italia si è parlato negli anni 50, 60, sono nati anche più recenti i programmi di ricerca tecnologica precompetitiva, cosiddetta ISPRI, RISE e altri. Dopodiché l'Europa stessa è entrata verso gli anni 90 in una fase, come dire, di pentimento, di ritrosia, tanto che Romano Prodi alla fine degli anni 90, quando era ancora Presidente della Commissione, ci disse una frase famosa: la politica industriale è diventata in Europa una parola oscena, sottolineando insomma come nella cultura media dei dirigenti e dei funzionari europei quel termine andava un po' sterilizzato. E devo dire che nel mondo accademico a cui appartengo, il mondo degli economisti, a maggior ragione questo termine politica industriale è stato ritenuto improprio. Un mio collega della Bocconi, che non cita, in un articolo sul Sole di qualche anno fa scrisse che chiedeva che bisognasse cancellare il termine politica industriale dal linguaggio degli economisti. Ok, le cose stanno cambiando, perché se uno pensa allo stato del sistema produttivo italiano, a quello che è, a quello che è in grado di fare, a quello che potrebbe diventare migliorando, l'esigenza di una politica industriale non è affatto scontata. Cioè, l'esigenza c'è e bisogna intendersi che cosa, quale politica industriale. L'Italia è un paese, come noto, di poche grandi imprese, ma è molte piccole. Il nanismo, il cosiddetto nanismo, che ha visto che penalizza, diciamo, il nanismo prevalente, cioè il fatto che noi abbiamo una quantità di occupati spropositatamente alta nella fascia soprattutto delle microimprese da 1 a 9 addetti, ma anche nelle imprese piccole da 1 a 9 a 49, da 10 a 49,
pesa molto sul fatto che l'Italia, come ricordavo prima, presenta indici di produttività più bassa della media, perché si fa presto a confrontare, la produttività aumenta man mano che noi saliamo di dimensioni. Il nazismo pesa ancora, pesa molto sulla capacità dell'Italia di essere un sistema produttivo dinamico e competitivo. Le piccole imprese, come noto, prima citavo le imprese multinazionali, adesso dovrei dire, se confrontate le imprese più grandi con le imprese più piccole, cosa capita? A prescindere dai settori, che le imprese più grandi sono più produttive, cioè hanno un valore aggiunto per addetto più alto, fanno più investimenti per addetto, quindi migliorano la base produttiva e la capacità produttiva, occupano qualifiche lavorative mediamente più elevate, pagano salari più alti, fanno più ricerche. Tutto questo fa sì che il nanismo, che ha le sue virtù, nel senso che i piccoli artigiani che molti paesi ci invidiano nel loro campo sono una risorsa, lo sono stati per i distretti industriali, lo sono ancora oggi, ma non bastano a misurare e a valorizzare le capacità del nostro capitale umano, cioè dei nostri lavoratori, dalle basse alle alte qualifiche, nello scenario internazionale che ricordavo prima, in questo scenario dove aumenta il processo di specializzazione, dove bisogna misurarsi con mercati sempre più lontani. Di nuovo un esempio della difficoltà del nanismo: un'impresa piccola non riesce facilmente a esportare, perché se è molto piccola magari si limita magari a esportare in Svizzera e in Francia. Per dominare, per essere presenti sul mercato mondiale, bisogna esportare anche un po' più lontano, magari anche negli Stati Uniti, magari anche in Asia. Allora, tutto questo fa sì che il sistema produttivo, che ha perso le grandi imprese, basta ancora che vi citi Olivetti, Montecatini, la Pirelli di un tempo, le Falken, la stessa Fiat Alfa, e mentre è cresciuta la fase piccola, le fasce basse. Oggi, allora, di fronte a questo sistema, se si parla di politica industriale, scattano purtroppo molti meccanismi mentali di reazione istintiva. Ah, ma tu mi vuoi parlare ancora della programmazione economica degli anni 60, quando Giorgio Fuà, Paolo Silos Navini scrivevano della programmazione. Tutti sappiamo, la programmazione è stata una fase interessante, ma che poi è degenerata in una sorta di vincolismo o di inserimento improprio della burocrazia nei processi produttivi. Poi molti ricordano i fallimenti delle imprese a partecipazione statale, l'accumulo di debiti in certi settori, dalla siderurgia alla metallurgia. E quindi questo spettro del passato, in Italia la grande industria è fallita, la politica industriale fatta di programmi, di programmazione è fallita, le partecipazioni statali che erano un punto di forte del ruolo dello Stato nello sviluppo industriale, ovviamente essendo imprese pubbliche, sono gradualmente degenerate le partecipazioni statali. Tutti avete presente, no, il dibattito sulla degenerazione clientelare, per cui i dirigenti delle partecipazioni statali, man mano, anziché essere scelti come all'epoca dei Mattei o di altri gloriosi personaggi degli anni 50 e 60, venivano scelti in base alla fedeltà, alla vicinanza al partito politico o ai partiti politici dominanti. Questa degenerazione, dove politica industriale è diventata sinonimo quasi di ingerenza della politica nell'economia, dove i mercati sanno quello che devono fare, la politica ci viene a imporre dei limiti, noi non vogliamo questo tipo di politica industriale. Questa è una deformazione della memoria storica, perché le partecipazioni statali, devo ricordarvi, sono state negli anni 40, 50, 60 ancora una carta assolutamente vincente dell'economia italiana. Poi le degenerazioni sono venute per una serie di cause che
non sto certo a ricordare, ma non è a quello che noi pensiamo oggi quando ci diciamo che occorre misurarci con la politica industriale. Intendiamo un'altra cosa, intendiamo che il sistema produttivo deve essere aiutato a scoprire sempre più quando si possono migliorare le proprie capacità produttive, le proprie capacità innovative, i propri vantaggi, come li chiamiamo noi, competitivi o vantaggi comparati, che non sono fermi nella storia, i vantaggi comparati continuano a evolvere, anche l'Italia, che ovviamente è passata nel giro di 50 anni da specializzazioni semplici o banali a specializzazioni assai più sofisticate, questo l'ha fatto, continua a farlo, ma non basta. Occorre che il governo aiuti le imprese, utilizzi gli incentivi disponibili per favorire quello che Roderick e altri economisti hanno chiamato le economie esterne di specializzazione e di interconnessione, di informazione, e di interconnessione. Perché? I due termini cosa indicano? Informazione significa che un sistema produttivo che lavora con dei progetti scambia informazioni che sono elemento fertilizzante per ognuno dei partecipanti. Sembra banale, ma gli esempi classici di distretti ad alto sviluppo tecnologico, tipo la Silicon Valley, ma ce ne sono altri, sono esempi in cui l'informazione corre con la velocità della luce tra un'impresa e l'altra, tra i manager e i responsabili di imprese. Questa circolazione di informazioni è a sua volta un motore di innovazione. Scopro qualcosa che non conoscevo perché osservando quello che fanno gli altri, mettendomi intorno al tavolo, circolando nella circolazione informale che è tipica di questi distretti tecnologici, l'informazione genera spinta a migliorare ciò che io oggi faccio. Notate che i famosi distretti industriali italiani, quelli tutti conosciamo, decantati da Giacomo Beccattini e che sono tutt'oggi una realtà produttiva di grandissima rilevanza, alcuni sono declinati, altri hanno rinnovato le loro capacità, che so, per dire, il distretto di Sassuolo è cambiato notevolmente nel tempo, è rimasto un distretto industriale importante, il distretto della meccanica bresciana, il distretto della pelletteria toscana, non ne potrei citare tanti. Questi distretti sono cresciuti in base a questo principio di vicinanza, anche fisica, tra persone che si scambiavano informazioni. Informazione è, dicevo, interconnessione. L'interconnessione, in termini forse un po' più sofisticato che l'OCSE ha messo in testa di un rapporto di qualche anno fa, che era intitolato Interconnecting Economies, o se non ricordo male, forse Marco lo ricordi meglio, se siamo lì, per sottolineare come, di nuovo, la produttività di un paese, di un sistema, migliora se migliorano le interconnessioni tra imprese, non se ogni impresa sviluppa le proprie idee brillanti e poi viaggia nel mondo col proprio patrimonio, ma sono le interconnessioni. Allora, perché ricordo questo, parlando di politica industriale? Proprio perché è una politica industriale che voglia favorire circolazione delle informazioni e delle interconnessioni non può prescindere dal indirizzare gli incentivi classici, incentivi fiscali, sconti, sgravi fiscali sulla ricerca, incentivi finanziari sugli investimenti, quelli che oggi l'industria 4.0 di Calenda ha sciorinato e sta sciorinando, diciamo, con effetti anche benefici sulla ripresa, visto che stimolare un po' di investimenti dopo la caduta che abbiamo avuto dal 2007 ad oggi è importante, però occorre appunto chiedersi se
è possibile che una parte almeno di questi incentivi, anziché essere solo fiscali automatici, cioè noi li chiamiamo orizzontali, che non appartengono a nessun disegno, a nessun settore, a nessuna filiera, a nessun programma, o non occorre immaginare che, osserviamo un po' cosa stanno facendo nei nostri paesi vicini, occorre anche indirizzare le imprese intorno a dei grandi programmi che non sono la programmazione di Fua Silos Ruffolo degli anni 50, non sono naturalmente le partecipazioni statali, anche se occasionalmente ci possono essere imprese a partecipazione statale che fanno parte di un programma importante, per citarne una, forse l'unica che ci è rimasta, quella dell'ex Leonardo, insomma, che l'aeronautica dell'ex Finmeccanica. Occorre, dicevo, coagulare, appunto, cercare di interconnettere le imprese intorno a questi programmi di sviluppo, sviluppo tecnologico naturalmente, intorno a cui lo Stato, il governo, immette degli incentivi. Notate che questa idea l'ha avuta un ministro italiano nel, ormai più di 10-15 anni fa, che si chiamava Luigi Bersani, Pierluigi Bersani, che lanciò la cosiddetta industria 2015, allora 2015 sembrava lontano, allora parliamo degli anni 90, ed era un'idea abbastanza semplice: scegliamo 5 grandi programmi, l'efficienza energetica, la mobilità sostenibile, le scienze della vita, le nuovi materiali e tecnologie per i beni culturali, che sono evidentemente un campo per l'Italia assolutamente rilevante. E intorno a questi grandi programmi cosa facciamo? Chiamiamo un esperto, per esempio di efficienza energetica fu chiamato Pasquale Pistorio, allora ex dirigente della ST Microelectronics, che ancora oggi è una nostra importante multinazionale italo-francese, presente nella scena mondiale della microelettronica, e gli dice: tu per un anno vai a cercare quali imprese sarebbero disposte a metterci qualche loro risorsa, noi gli diamo un po' di quattrini, ma le imprese devono metterci da loro, per sviluppare novità in tutto il campo che attiene all'efficienza energetica, dalle nuove fonti non esauribili a soluzioni tematiche come i trasporti, il risparmio energetico, l'utilizzo degli impianti, dei materiali. Bene, lo stesso incarico fu affidato a Michellone, ex Fiat, per costruire un programma che si chiamava mobilità sostenibile, cioè come si può lavorare migliorando le tecnologie, i veicoli, i servizi, per realizzare un paese che riesca a muovere con minore sprechi di risorse, minore consumo di risorse naturali, di energia, di ambiente. Va bene, per farla breve, questi programmi finirono rapidamente nel nulla, nel giro di pochi anni. Motivo? Motivi diversi. Innanzitutto perché il povero Bersani non resistette molto a lungo, ci fu un cambio di governo all'inizio degli anni 2000, sciolto il governo, sciolto il Parlamento, cambiato il ministro, arrivano altri ministri, Scajola, poi Romani, ministri che non sapevano nulla di politica industriale, che si sono affrettati a dire: no, ma qui facciamo queste altre cose, qui ci buttiamo, ci vuole anche un programma dell'aeronautica, per esempio, dimenticando che c'è già una legge che promuove l'industria aeronautica in Italia da 20 anni, con stanziamenti non trascurabili. Ma soprattutto, il motivo forse più importante del fallimento, che le procedure per attrarre le imprese intorno al tavolo erano diabolicamente complesse: fideiussioni bancarie, polizze assicurative, per percepire i fondi pubblici messi a disposizione. Risultato: molti hanno fatto domanda, ancora oggi abbiamo qualche impresa che si aspetta i soldi che il governo gli promise 15 anni fa, in base agli stanziamenti di industria 2015, stanziamenti peraltro che poi erano stati rapidamente calati da 1 miliardo e rotti a
700-800 milioni poi finirono appunto in piccoli rivoli. Quindi il fallimento di questa industria nel 2015 pesa anche questa sulla memoria di coloro che dicono: ma cosa ci venite ancora a proporre di politica industriale? Non abbiamo bisogno di politica industriale, il mercato è sufficientemente vivace, le nostre piccole imprese sono vivacissime, che sono fantasiose, sono flessibili, lasciate che lavorino, occupatevi piuttosto di quei famosi fattori che ritardano l'Italia dal punto di vista del funzionamento. E qui hanno ragione i miei colleghi, ma non solo, a ricordare che se noi prendiamo le ben note statistiche chiamate ease of doing business, facilità del fare business, l'Italia, con le statistiche che raccoglie la Banca Mondiale, l'Italia è sistematicamente alquanto indietro. Quindi occupiamoci di quelle. Certo, chi non è d'accordo nel migliorare i tempi della giustizia civile, chi non è d'accordo nel ridurre i tempi di approvazione dei progetti di costruzione, chi non è d'accordo nel garantire delle infrastrutture di trasporto più efficienti, non solo lungo l'alta velocità, ma in tutte le zone periferiche dove peraltro magari fioriscono distretti industriali che ancora oggi sono penalizzati da non avere un sistema di trasporti ferroviario stradale all'altezza. Chi non è d'accordo su questo? Chi non vorrebbe una burocrazia snella? Chi non vorrebbe un fisco amico? È chiaro, queste sono riforme, le famose riforme strutturali, ma queste riforme strutturali sanno da fare, richiedono tempo, vanno comunque, si disseminano in mille rivoli di responsabili, dai ministeri, dagli amministrativisti dei ministeri alle stesse imprese, alle stesse associazioni industriali che dialogano con il governo nel costruire, nel proporre miglioramenti di questo sistema, di queste infrastrutture. Benissimo farle queste cose, ma guardatevi intorno e guardate un po' la Germania, no? Gli Stati Uniti, la Germania, la Francia, l'Inghilterra, e che cosa accade? La cosa accade, qui appunto mi avvio alla fine, che se uno affaccia un attimo di attenzione al di là del nostro giornalismo locale e vede che in questi paesi di politica industriale si parla, e come? Non è né una parola oscena né qualcosa temuta come ingerenza indebita della politica nello sviluppo del mercato. A cominciare dalla Germania, che è il paese per definizione dell'economia sociale di mercato, no? Liberale, quindi nessuno pensa che ci siano i partiti che si ingeriscono nelle nomine dei dirigenti delle imprese o delle banche. E in Germania ormai c'è da 10+ anni un grande progetto chiamato High Tech Strategie. 10 progetti chiamati progetti del futuro, leggo per darvi un esempio: sviluppo urbano ecocompatibile ad alta efficienza energetica, 2, energie rinnovabili, trasformazione intelligente delle fonti di energia, medicina individuale per rendere più efficiente il trattamento delle malattie, che passiamo da tematiche molto diverse, medicina preventiva e dietologia per la cura della salute, invecchiamento e vita indipendente, mobilità sostenibile, guarda caso ci avevamo pensato anche noi con Bersani, servizi internet per il business, industria 4.0, questa è una, cioè la digitalizzazione delle imprese, sicurezza e identità individuale, questi sono i future project su cui la Germania sta mettendo denaro e risorse e soprattutto dedicando la loro invidiabile capacità di operare, di gestire un trasferimento continuo, di trasferimento dalla ricerca all'innovazione. Questo è un punto debole dell'Italia, non solo, ma l'Italia in particolare, in cui, come noto, abbiamo eccellenze scientifiche documentate dalle pubblicazioni, dalle citazioni, ma poi quando ci rivolgiamo alle eccellenze industriali, quindi ai primati di innovazione industriale, lì siamo meno presenti, abbiamo una scarsa presenza nelle esportazioni
di prodotti cosiddetti ad alta e medio alta tecnologia. La Germania dispone di strutture, non vi sto a raccontare il combinato disposto, come diremmo, di due grandi istituzioni, il Max Planck, che rappresenta l'eccellenza scientifica, 22.000 ricercatori, 12 premi Nobel, eccetera, eccetera, ricercatori che vengono da tutto il mondo, Max Planck ricerca, e accanto, con Max Planck e 22 istituti tra la Germania e altri paesi europei, e il Fraunhofer Gesellschaft, la società di Fraunhofer, che con altri 20, una ventina di istituti, presidia questo tema del trasferimento, per cui il personale di Fraunhofer, a differenza dei nostri ricercatori del CNR, non è colpa loro, insomma, non sono ricercatori che mirano a pubblicare nella rivista scientifica, loro sono pagati per monitorare continuamente il mercato della ricerca, i brevetti, il know-how che fuoriesce dai laboratori delle migliori università, non solo tedesche, e dialogare, cercare le imprese, nella Mittelstand tedesca ce ne sono per fortuna loro molte, che sono interessate, sono potenzialmente interessate a quei risultati della ricerca. Al momento non è chiaro ancora come si traducono in innovazione tecnologica, cioè in prodotti fatti in un altro modo, però il meccanismo del trasferimento comporta esattamente questo, un continuo sforzo di indurre le imprese a migliorare il proprio portafoglio prodotti e servizi nella direzione di un più alto contenuto tecnologico e quindi un più alto contenuto di produttività e quant'altro. Questo è l'esempio tedesco. In Francia usano i poli di competitività, sono 70 poli di competitività tra loro interconnessi, ma anche lì si parla di nuove soluzioni industriali che ricalcano i driver tecnologici che ricordavo prima. Per driver tecnologico intendo un bisogno sociale, socio-economico importante, al quale la ricerca deve indirizzare i propri sforzi per innovare le capacità produttive. Quindi l'esempio che portavo prima, la Smart City per esempio, che presuppone innovazioni nel disegno delle abitazioni, nel disegno dei trasporti e quant'altro, è un forte driver sociale, migliorare la qualità delle città, la vivibilità, l'ecosostenibilità. Questo è un target, un obiettivo ad alto potenziale socio-economico, per il quale chi si muove? Le imprese, sono solo le imprese che producono, sono solo le imprese che innovano, le imprese private, il mercato, ma perché il mercato faccia questi passi avanti, sviluppi prodotti e servizi adatti per le smart city o per le smart communication o per la digitalizzazione, occorrono dei programmi in cui il governo chiama a raccolta e dice: io vi do un incentivo, voi ci dovete mettere il vostro, e così il sistema funziona. Le Fraunhofer, il 70% dei ricavi delle Fraunhofer sono dal settore privato, il 30% viene dal governo federale o dei Länder. La Francia, il Regno Unito, chiudo con questo, ha inaugurato qualche anno fa i cosiddetti centri catapulta, con un termine un po' evocativo, il Catapult Center. Adesso sono 3 o 4, sono progettati di diventare una ventina, addirittura una trentina, poi nei prossimi 20 anni, e nascono anche qui da una proposta, Building Our Industrial Strategy, recita il Green Paper del gennaio ultimo 2017, riconosce gli errori del passato e dice: no, dobbiamo in qualche modo, perché anche l'Inghilterra ha fatto degli errori nel passato, naturalmente, come la nazionalizzazione della British Leyland, alcuni tentativi di picking the winner, di scegliere il vincitore, di convogliare i fondi pubblici sul vincitore, che poi si rivela, come il mercato scopre rapidamente, perdente. No, facciamo tesoro di queste esperienze e coltiviamo questi centri catapulta, che sono dei grandi incubatori, se vogliamo, non paragonabili ai piccoli incubatori che ogni
provincia, ogni associazione, ogni camera di commercio si sente in dovere di costruire nel nostro, in questo nostro beniamato paese. Tantissimi parchi scientifici, tantissimi incubatori, sedicenti tali, start-up, non ne parliamo. Ma poi dove vanno? Crescono? Oltre che essere start, sono anche up e cambia la musica. Bene, i Catapult Center sono disegnati anche per questo, per favorire lo sviluppo di idee nuove, e appunto la cooperazione nella ricerca precompetitiva. Perché si chiama precompetitiva? Perché chiaramente ogni impresa che mette in comune le proprie idee, i propri progetti con altre, migliora l'interconnessione e le informazioni, ma naturalmente si riserva poi, quando arriva al dunque, di uscire sul mercato con il proprio prodotto, fa valere magari il proprio brevetto, magari la gelosia, il segreto professionale. Perfetto, sono compatibili il segreto e il brevetto con la ricerca precompetitiva. L'Europa stessa le promosse queste ricerche precompetitive ai tempi di Esprit, Reis e altri che ricordavo inizio. Beh, i Catapult appunto vanno in questa direzione, vi cito solo e concludo, i primi 7, tanto per darvi un esempio di come si connettono i grandi obiettivi sociali con i programmi, che non sono i programmi di settore che noi abbiamo visto negli anni 70, quando il ministro Donat Cattin promuoveva il piano tessile, il piano chimico, il piano delle fibre, eccetera, eccetera. Gli esempi di questi Catapult, il primo già avviato da tempo, High Value Manufacturing, che è la manifattura moderna, digitale, la manifattura additiva, quella che vede svilupparsi ormai in tutto il mondo i processi con cui al posto di assemblare, deformare materiali, si, come sapete, l'additive manufacturing consiste nel trasformare delle fibre, delle materie prime in strati che vengono depositati in mano e alla fine costituiscono veri e propri oggetti. Questo è uno di Catapult, l'altro è Connected Digital Economy, offshore energie rinnovabili offshore, applicazioni satellitari, città del futuro di nuovo, sistemi di trasporto, terapia cellulare, cell therapy, terapia biotecnologica. Ecco, questo è sufficiente a darvi un'idea di cui ho resto convinto, poi quando il mio volume sarà in circolazione e subirà le inevitabili critiche, mi aspetto di avere occasioni per difendere, diciamo, questa tesi che non ho inventato io, ma riflette una certa attenzione a come il mondo si sta muovendo, partendo dall'ispirazione che citavo di Danny Roderick, che il mondo cammina, che i vantaggi competitivi si ereditano dalla storia, ma poi bisogna scoprirne sempre di nuovi. E per scoprirli, voilà, il governo ha un ruolo, appunto di indirizzare, non di definire, non di scegliere, non di decidere, come dice Calenda, chi deve fare gli investimenti, ma no, nessuno parla di queste vecchie concezioni dirigistiche, su quelle hanno proliferato le nostre sottoculture burocratiche e politichesi. Noi non, nulla di tutto ciò, chiediamo solo che il governo ci dia dei contorni, dei progetti intorno a cui chiamare a raccolta. Le stesse imprese multinazionali, ultima notazione, veramente ultima che faccio, ne ho intervistati molti dei manager di imprese multinazionali in Italia, dall'IBM alla Hoechst, Bayer e quant'altro, quasi tutti questi manager italiani, delle affiliate italiane di grandi multinazionali, che sono quotidianamente in rapporto con la loro casa madre e con le altre affiliate, naturalmente in Francia, in Germania, tutti questi hanno detto: ma noi, quello che ci colpisce è che l'Italia non si sa che cosa voglia, non ha dei programmi, non ha delle direzioni in cui spingere, non si può spingere a tutto l'azimut per innovare. L'innovazione suppone delle scelte di approfondimento, suppone appunto dei grandi progetti. E dicevano questi manager: se la mia casa madre venisse incentivata a partecipare a qualcuno di questi progetti, farebbe anche più investimenti in Italia, investimenti anche di ricerca, anziché farli solo in Germania, in Francia, in Svizzera, in Inghilterra, in Israele.
È vero, e questo è vero, insomma, la mancanza di questi grandi programmi che ormai sono diventati il pane quotidiano dei nostri vicini di casa, a mio avviso, penalizza purtroppo l'Italia, che rimane comunque un grande paese, rimane comunque un paese di una vitalità sorprendente. Nel mio libro ho messo 4 casi di imprese, quelli bellissimi, che rappresentano un modo diverso, la Dallara della Formula 1, la IMA che fa le macchine automatiche, laser, la Dompé farmaceutici delle biotecnologie per lui, e altre. L'Italia è piena di queste eccellenze, ma sono sparse, sono poche, quando ci sono sono piccole, si trovano a misurarsi con giganti competitor di americani, ma non solo, anche europei molto più grandi, e la dimensione conta, perché se io ho poco respiro finanziario, ho poca risorsa di manodopera che sta dietro al progetto, e ovviamente perdo colpi, riesco a fare qualcosa, ma altri mi sopravanzano, e da qui appunto il rischio di compiacersi, ecco, compiacersi del nostro piccolo, che è stato in parte bello, continua ad essere bello, ma non è bello in quanto piccolo, è bello se da piccolo diventa, alcuni del piccolo diventano più grandi. Questo è il tema di un libro che scrisse 12 anni fa, scusate l'autocitazione, Se il piccolo non cresce, il cui sottotitolo era Piccole e medie imprese italiane in affanno. Credo di aver colto abbastanza bene già 12 anni fa quello che poi si è verificato. Ecco, bisogna che ci sia un ruolo attivo, ma nuovo, disilluso sulla possibilità di fare una programmazione con la P maiuscola, però guardandoci intorno, facendo un po' di più quello che altri paesi fanno. Grazie.